Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo a Trivento per seguire la 15ª edizione del Processo a Gesù. Questa manifestazione è organizzata dall'associazione Cheope che vede la partecipazione di ben 130 figuranti. 10 le scene organizzate, allestite in tutto il paese, dall'entrata a Gerusalemme di Gesù fino alla sua resurrezione. Dunque, restate con noi per seguire questa nuova puntata di Viaggio in Molise. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Quando Gesù fu vicino a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando troverete un asino legato sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiederà: perché lo sciogliete? Direte così: il Signore ne ha bisogno. Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. Mentre scioglievano l'asino, i proprietari dissero loro: perché sciogliete l'asino? Il Signore ne ha bisogno. Lo condussero da Gesù e, gettati i loro mantelli sull'asino, vi fecero salire Gesù. Via via che egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada. Vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei discepoli, esultando, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, dicendo: benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nelle scene. Maestro, rimprovera i tuoi discepoli. Vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Siamo con il signor Alessandro, uno degli apostoli, a fianco a lei altri due figuranti. Quest'anno l'associazione Cheope si riconferma con questa bellissima organizzazione della Passione Vivente. Lei si appresta a partecipare sempre con lo stesso entusiasmo. Sì. Anzi, sono già 4-5 anni che si ripete questa bellissima manifestazione, che anzi grazie al presidente che organizza. Comunque, secondo me è una cosa bellissima che si fa. Mi auguro che si continui ancora. È un bel modo per prepararsi alla Pasqua. Certo, sì, la cosa bellissima che si possa fare. Quanta emozione, quanta tensione c'è prima di iniziare questa manifestazione che ha richiesto molti preparativi, molte prove? Sì. Noi siamo stati quasi 2 settimane, cioè chi ha potuto partecipare, chi no, per le prove, bello. Quando fu vicino a Gerusalemme, Gesù pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Thank you.
ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e mentre insegnava gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani e gli dissero: con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? Vi farò anch'io una domanda, e se mi rispondete vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Non lo sappiamo. E neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Siamo a Trivento per seguire il processo a Gesù in occasione della Pasqua, oggi Domenica delle Palme. Siamo con marito e moglie, come vi chiamate? Daniela. Lorenzo. Ecco, voi che ruolo avrete in questo processo a Gesù? Allora, non abbiamo un ruolo ben definito, siamo delle comparse in mezzo al popolo che segue poi tutte le fasi del processo a Gesù. È il primo anno che partecipate, quindi una nuova esperienza. Sì, una nuova esperienza. Abbiamo vissuto gli altri anni da spettatori, quest'anno ci hanno invitato e ben volentieri abbiamo contribuito, dato il nostro contributo alla manifestazione, che è stata sempre ben riuscita, quindi speriamo lo sia anche quest'anno. E voi darete il vostro contributo quest'anno? Sicuramente positivo per il paese, affinché, insomma, speriamo pure che si rafforzi negli anni a seguire come ogni manifestazione.